La Coppa Italia va nelle mani della Juventus, della Juve. La Juve infatti ha battuto il Milan per 0-1 dopo i tempi supplementari, decisivo il gol di Morata, entrato in campo da soli 2 minuti di tempo. All'inizio, dall'inizio all'inizio del secondo extra time, parlo di quello ovviamente, il Milan esce dunque a testa alta al confronto contro i campioni d'Italia che per la prima volta nella storia c'entrano la coppiata Scudetto Coppa Italia per 2 anni, pensate, di fila, 2 anni consecutivi. Un verdetto piuttosto pesante per i rossoneri, però la squadra di Brocchi, pur giocando bene, meglio della Juve, mai ha concluso con efficacia verso la porta di netto. Tanto gioco, buone azioni, ma 0 tiri realmente pericolosi offensivi. La Juve, come detto, però non ha brillato in modo eccelso. Secondo me è mancata un po' di autorevolezza, è mancata un po' di gioco, ma comunque si è garantita il risultato e ha vinto contro il Milan. Dunque un gol letale di Morata che per l'appunto ha consentito proprio alla squadra bianconera di vincere la sospirata Coppa Italia, che dunque va alla Juventus. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione, il video termina qua. Un saluto, iscrivetevi, commentate e...